Allora, le lezioni di oggi sono dedicate a James Stirling e John Wallis, quindi vedremo le costruzioni dovute a questi due personaggi. Quello che andremo a dimostrare è la formula di Stirling. Siamo nel 1600, per farci un'idea temporale. Cosa dice la formula di Stirling? Anzi, dovrei dire Stirling. La formula di Stirling dice che n fattoriale è asintotico a radice di 2 pi greco n per n alla n diviso e alla n. Questa è la formula di Stirling scritta in termini di equivalenza asintotica. Vuol dire che n fattoriale diviso questo right hand side tende a 1 per n che tende all'infinito. Questa è l'idea di equivalenza asintotica. In realtà mostreremo che vale anche una disuguaglianza. Come sottoprodotto di quello che faremo, ci sarà anche che n fattoriale, oltre che essere asintotico, è maggiore o uguale di questa cosa qua. 2 pi greco n per n alla n diviso e alla n. Questa è in forma di disuguaglianza, mentre la prima è in forma di equivalenza asintotica. Ci sarebbe anche una disuguaglianza dall'altra parte, n fattoriale minore o uguale di qualcosa, ma quello è un po' più delicato da ricavare e non lo faremo. Per dimostrare la formula di Stirling passeremo attraverso quello che si chiama il prodotto di Wallis. Cos'è il prodotto di Wallis? Il prodotto di Wallis è una produttoria, che scrivo qui per comodità, è la produttoria per k che va da 1 a infinito, lo scrivo così perché mi sarà utile pensarlo in questo modo, 2k per 2k diviso 2k più 2k meno 1 per 2k più 1, 2k meno 1 per 2k. Questa è una produttoria e quello che si dimostra è che converge, ma non solo, si sa quanto fa il prodotto. Il prodotto fa magicamente pi greco mezzi. Questo è il prodotto di Wallis. Quindi la dimostrazione di queste... E ovviamente questo pi greco in un certo senso è il pi greco che si ritrova qui, per cui saranno imparentate le due cose. Quindi quello che faremo è dimostrare questo quadro qui. Iniziamo facendo un esercizio. Il prodotto di Wallis converge. Quindi esercizio. Il prodotto di Wallis converge. Ovviamente non dirò che converge a pi greco mezzi in questo momento. Dirò semplicemente che converge. Wallis converge. Beh, la soluzione dell'esercizio, questo è davvero un esercizio, la dimostrazione... E una produttoria converge se e soltanto se la sommatoria dei logaritmi converge. Quindi Wallis converge. Wallis converge se e soltanto se la sommatoria per k che va da 1 a infinito di logaritmo di quella roba, di logaritmo di 2k per... Beh, fatemelo scrivere. Posso fare il prodotto, questo diventa 4k quadro e sotto diviso 4k quadro meno 1, converge. E questa qui come la possiamo scrivere? Questa la possiamo scrivere se e soltanto se la serie per k che va da 1 a infinito di questo, lo possiamo scrivere così, logaritmo di 1 diviso 1 meno 1 diviso 4k quadro, ho raccolto un 4k quadro sopra e sotto, logaritmo di 1 fratto sarebbe meno logaritmo, e questo qui è meno, quindi la serie per k che va da 1 a infinito di logaritmo di 1 meno 1 su 4k quadro converge. Perché questa converge? Beh, abbiamo visto mille volte, logaritmo di 1 più x è asintotico a x, quindi tutto ciò, questo tizio qui si comporta come meno 1 su 4k quadro. Poi c'è un meno anche fuori, insomma.
l'importante è che l'ordine è 2 e quindi sia convergenza. Quindi l'esercizio che dimostra che il prodotto di Wallace converge è fatto. Adesso iniziamo a dimostrare la formula di Stirling. Per dimostrare la formula di Stirling, beh, qual è la cosa più semplice che posso fare? L'idea più semplice è dire prendo questo qui, lo divido per n fattoriale e vedo cosa fa il limite. Quindi diciamo, poniamo l'idea più naturale è definire S con n, lo chiamiamo S con n in onore di Stirling, e ci mettiamo, cosa ci mettiamo? Ci mettiamo n alla n, ci mettiamo radice di n diviso e alla n e n fattoriale. Adesso voglio dimostrare la tesi, voglio dimostrare che S con n tende, beh, a cosa deve tendere? Insomma, se io moltiplicassi sopra per il radice di 2π greco, moltiplicassi e dividessi per il radice di 2π greco, questo qui sarebbe esattamente la parte che per definizione di equivalenza asintotica fa 1 e avanza sotto 1 non su 2π greco, quindi questo tende a questo. Cosa ho fatto semplicemente? Ho scritto questo come n alla n radice di 2π greco n diviso e alla n per n fattoriale per 1 diviso radice di 2π greco, e adesso questo qui è quello che, se vale la formula di Stirling, questo tende a 1. Questo è quello che vogliamo dimostrare. Quindi dimostrare che questo tende a 1 o dimostrare che l'SN tende a 1 su 2π greco sono la stessa cosa. Adesso facciamo il primo passaggio che esce dal cilindro. Il primo passaggio che esce dal cilindro è scrivere SN più 1 diviso S con n. Quindi SN più 1 diviso S con n e facciamo il conto di quanto viene. Se qualcuno riesce a controllare i conti intanto che li faccio è molto meglio. Diventa n più 1 alla n più 1 radice di n più 1 diviso e elevato alla n più 1 per n più 1 fattoriale diviso s con n, quindi qui c'è e alla n, qui c'è n fattoriale, qui sotto c'è n alla n e qui c'è radice di n. Adesso ripassiamo un po' delle semplificazioni che si facevano all'inizio dell'anno. Questo se ne va con questa n qui. La n fattoriale con cosa se ne va? Sostanzialmente col fattoriale qui, rimane un n più 1, n più 1 che a sua volta se ne va con questo qua. Quindi alla fine che cosa è rimasto? È rimasto n più 1 diviso n tutto alla n e poi è rimasto la radice di n più 1 diviso n, e se non sbaglio dovrebbe anche essere rimasta una n per 1 su n. Quindi abbiamo dimostrato, abbiamo ottenuto, e fin qui i conti dovrebbero essere giusti, che SN più 1 diviso SN, questo uguale, lo posso scrivere in questo modo, 1 su E per, siamo convinti che tutto quello che rimane è 1 più 1 su N elevato alla N più un mezzo. È venuto questo qui, è una specie di E, se non fosse che c'è quello un mezzo. E va bene, questa segniamocela, la mettiamo da parte. Adesso questa la pensiamola come successione per ricorrenza. Questo è Sn più 1 uguale mostro per S con n. Dico bene? Quindi SN, da questo otteniamo se ci pensiamo un attimo, che Sn più 1, Sn più 1, questa qui che cosa sarebbe? Sarebbe S con 1 che moltiplica la produttoria per K che va da 1 a N, se non sto sbagliando i conti, di, SK più 1 diviso SK, perché questa telescopizza, questa sarebbe S1 per S2 su S1 per S3 su S2 per N, insomma telescopizza tutto, l'S1 iniziale se ne va con questo e rimane solo Sn più 1, e quindi questa qui è S1 per la produttoria per K
che va da 1 a n di quella cosa scritta là, di 1 su e per 1 più 1 su n elevato alla n più 1/2. Questi sono k. Questo è un k e questo è un k. E fin qui ci siamo. Ora, dimostrare che Sn è al limite, dimostrare che Sn è al limite, limite, è equivalente a dimostrare cosa? A dimostrare che la produttoria, questa è una formula per Sn più 1. Sn più 1 è S1 per questa produttoria, questo è sostanzialmente il prodotto parziale di una produttoria. Quindi bisogna dimostrare che la produttoria converge. Questo è un esercizio. Quindi esercizio 2, la produttoria converge. Esercizio 2, la produttoria converge. E facciamo questo esercizio perché è carino vedere cosa succede. In realtà è un esercizio che avremmo potuto fare nelle prime settimane, però visto ora è un esercizio di ripasso, quindi la produttoria converge se e soltanto se la rispettiva serie converge. Quindi la rispettiva serie, cioè serie di logaritmi converge, se e soltanto se la serie per k che va da 1 a infinito di logaritmo di tutta quella roba, 1 su e che moltiplica 1 più 1 su k elevato alla k più 1/2 converge. E adesso con un po' di precorso cosa diventa quel logaritmo? Questo se e soltanto se per k che va da 1 a infinito il logaritmo di quella roba è che cosa? È k più 1/2 per logaritmo di 1 più 1 su k, poi cosa devo fare? Meno 1, che sarebbe il logaritmo della e che ci sta sotto. Quindi devo dimostrare che questa serie converge. Adesso andiamo a vedere come si comporta questo tizio qua. Andiamo a vedere l'ordine di infinitesimo, la parte principale di questo tizio qua. E qui succede una cosa carina. Questo è k più 1/2 per logaritmo di 1 più 1 su k meno 1. Cosa faremo mai? Taylor di quel logaritmo cosa diventa? 1 su k, termine successivo, x meno x quadro mezzi, quindi meno 1 su 2k quadro. Poi giusto posso mettere, visto che ormai abbiamo il linguaggio, più o grande di 1 su k cubo. Tutto quello che resta di poi ha potenza del 3 su meno 1. Adesso andiamo a fare il conto. K per 1 su k fa 1. K per 1 su 2k quadro fa meno 1 su 2k. Più o piccolo k per o piccolo di 1 su k cubo, o piccolo, scusate, o grande, fa così. Quindi ho moltiplicato k per il resto, adesso moltiplico 1/2 per il resto, cosa diventa? Più 1 su 2k, meno, verrebbe meno 1 su 4k quadro, ma lo sbatto nello grande. Qui verrebbe un altro o grande di 1 su k cubo, ma lo sbatto in quello di lì, meno 1. E succede questa cosa qua. Questo e questo se ne vanno, questo e questo se ne vanno. Quindi ho grande di 1 su k quadro, quindi ordine 2, ordine di infinitesimo 2, quindi la serie converge. Quindi questo qui è uguale a o grande di 1 su k quadro. Quindi ordine di infinitesimo, ordine di infinitesimo uguale a 2 e quindi la serie converge. Sì, diciamo maggiore o uguale a 2, in realtà il termine cubico, se mettessi il termine cubico vedrei che qui rimane davvero un termine quadratico, però sì, in realtà maggiore o uguale di 2 e quindi la serie converge. Se la serie converge, la produttoria converge. E va bene, quindi in questo momento
da questo momento sappiamo, S con n tende a un certo S infinito reale. Ci resta soltanto da capire, ci resta da calcolare, ci resta, e metto ci resta perché in realtà siamo ben indietro, da calcolare S infinito. Calcolare S infinito. E va bene. Adesso andiamo dall'amico Wallis. Quindi prendiamo il prodotto, adesso considero il prodotto di Wallis. Considero il prodotto di Wallis e pongo, visto che è di Wallis, chiamiamolo Wn, facciamo in un certo senso la produttoria parziale, cioè moltiplichiamo per k che va da 1 fino a n quella cosa, 2k per 2k per 2k più 1. Anzi, io preferisco mettere meno 1 di qui per 2k più 1. Uno si potrà chiedere perché io lo scrivo in questa maniera buffa, invece che scrivere 4k quadro diviso 4k quadro meno 1. E adesso si vede perché. Allora, potrei sparare la formula, ma non mi va di sparare la formula, preferisco ricavarla con i puntini cercando di capire perché funziona. Poi si dimostra per induzione, però, volendo. Vediamo un po', vediamo chi è questo Wallis qui. Tocchiamolo con mano scrivendo i termini. Questo cosa diventa? Per k uguale 1 diventa 2 per 2 diviso 1 per 3, poi 4 per 4 diviso 3 per 5 per 6 per 6 diviso 5 per 7. Andiamo avanti, a un certo punto avremo 2n-2, 2n-2 diviso 2n-3. 2n-1 e poi come ultimo termine avremo 2n, 2n diviso 2n-1, 2n più 1. Allora, forse si comincia a capire cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo? Sotto, in un certo senso, c'è un fattoriale fatto solo sui dispari, c'è una specie di fattoriale fatta solo sui dispari, ripetuta due volte. Insomma, c'è 3 per 3, 5 per 5, 7 per 7, si arriva fino qui, poi c'è quest'ultimo spurio sull'insoletto in fondo. Sopra cosa c'è? La stessa cosa fatta sui pari. Adesso immaginiamo mentalmente di moltiplicare tutto sopra e sotto per il numeratore. Quindi immaginiamo di scrivere Wn per, a sua volta moltiplichiamo sopra per 2 diviso 2 per 2, per 4 diviso 4 per 4. Per eccetera eccetera, arriviamo fino alla fine che c'è 2n per 2n diviso 2n per 2n. Quindi ho preso il Wallis e ho moltiplicato e diviso per la stessa cosa. Cosa è successo di spettacolare? Che cosa c'è sotto adesso? C'è 2n fattoriale al quadrato, perché ho messo tutti i pari che mancavano, li ho messi, quindi è diventato 2n fattoriale al quadrato e poi c'è un 2n più 1 solo in fondo. Quindi sotto c'è 2n fattoriale al quadrato, 2n fattoriale al quadrato e poi c'è da solo un 2n più 1. 2n più 1. Sopra cosa c'è? Sopra c'è tutto questo al quadrato. Ma tutto questo che cos'è? Se io raccogliessi un 2, questo è 2 alla n per n fattoriale. Quindi quello sopra è 2 alla n per n fattoriale, a che potenza? Non so se è chiaro, qui sto raccogliendo 2, diventa 1 per 2 per 3 per n. Quindi un n fattoriale, quanti 2 ho raccolto? 2 alla n, 2 volte, alla quarta. Quindi, conclusione, quindi, questa è la cosa carina, il Wallis, Wn è uguale
a 2 alla n per n fattoriale tutta la quarta diviso 2 alla n fattoriale al quadrato per 2n più 1. Adesso torniamo a Stirling. D'altra parte sappiamo che dallo Stirling che cosa sappiamo? Che n fattoriale è uguale a, beh, com'è legato n fattoriale allo Stirling? N fattoriale è uguale a n alla n diviso e alla n, radice di n diviso s con n. Quindi teniamo a mente questa. È uguale a n alla n per radice di n diviso e alla n per s con n. E adesso vado a sostituire e vediamo cosa succede. Vado a sostituire. Vediamo cosa succede se vado a sostituire. What is n uguale? Ora qui serve aiuto. Cosa devo scrivere? 2 elevato alla 4n? Ci siamo? Adesso faccio un passaggio stupido, che preferisco fare un passaggio in più che uno in meno. Questo qui, e sotto faccio 2n fattoriale al quadrato per 2n più 1. Ho fatto un passaggio stupido, ma poco grave. Adesso seguitemi questo conto, 2 alla 4n. Adesso n fattoriale alla quarta cosa diventa? N 4n. Questo n diventa alla seconda. Sotto cosa c'è? E elevato alla 4n e sn elevato alla quarta. Quindi cosa ho messo? Ho messo 2 alla 4n e ho messo questo fattoriale qui. Adesso devo mettere sotto questo fattoriale. Mettere sotto questo fattoriale cosa diventa? 2n fattoriale al quadrato. Cosa diventa? 2n elevato alla 2n al quadrato, quindi 2n alla 4n, per, qui c'è radice di 2n, che fatto al quadrato diventa 2n, poi c'è e alla 2n, che fatto al quadrato diventa e alla 4n, e c'è s2n al quadrato. E poi c'è l'1 diviso 2n più 1. Allora, adesso vediamo se succedono cose piacevoli, ho fatto i conti giusti. Succedono cose piacevoli? E alla 4n e alla 4n. Poi questo qui che cos'è? È esattamente quello sopra. Questo e questo sono questo. Quindi cosa è rimasto? È rimasto n quadro diviso 2n per 2n più 1 per s2n al quadrato diviso sn alla quarta. Questo è quello che è rimasto. E va bene, ma questa è tanta roba. Quindi abbiamo ottenuto il Wallis, ricopio la formula, è uguale a n quadro diviso 2n per 2n più 1 per s2n al quadrato diviso sn alla quarta. Ma io adesso so che sn è un limite. Allora, questo cosa tende? Questo è un limite da primo giorno e tende a un quarto. Questo cosa tende? Noi sappiamo che Sn tende a essere infinito. Quindi S2n tende a essere infinito al quadrato. Questo S infinito al quadrato
diviso S infinito alla quarta. Quindi rimane 1 diviso S infinito al quadrato. Mi raccomando, non spariamo cose creative che tipo S di 2n tende a 2S infinito. Sono sottosuccessioni, quindi il limite è lo stesso. Il Wallis a cosa tende? Se vale la cosa che abbiamo detto all'inizio, il Wallis tende a pi greco mezzi. Ed ecco dimostrato che S infinito, se è vero questo, abbiamo dimostrato che S infinito al quadrato è uguale a 1 su 2 pi greco. E quindi S infinito è uguale a 1 diviso radice di 2 pi greco. Dove questo qui ovviamente se vale il prodotto di Wallis, questo se vale il prodotto di Wallis. Quindi Stirling è dimostrata se, quindi, la formula di Stirling è ok se uno dimostra Wallis, se uno dimostra il prodotto di Wallis. Dimostriamo il prodotto di Wallis. Adesso qui esce il coniglio dal cilindro. Il coniglio del cilindro è questo qui. Anzi, ci sono due conigli almeno. Il primo coniglio è questo. È un mio diritto considerare questo integrale. Cioè, più che altro un diritto di Wallis. Come si faceva questo integrale? Dico che ripassiamo tutto con questo esercizio. Questo integrale si faceva col grande ritorno, si scendeva di 2 in 2. Rifacciamo quel conto che avevamo fatto a suo tempo. In è uguale all'integrale tra 0 e pi greco, come si scriveva? No, come ripasso è fondamentale. Adesso questo come si faceva? Si faceva per parti, no? Questa era quella che si andava a derivare, questa era g grande, questa era f piccolo, quindi qui bisogna fare f grande, g grande, f grande, g grande, cosa sarebbero? Meno coseno per seno alla n più 1 di x, questo valutato tra 0 e pi greco e non sarà difficile perché in 0 e pi greco si annulla il seno. Cosa ho sbagliato? Ah, seno alla n meno 1, seno elevato alla n meno 1, meno l'integrale tra 0 e pi greco, c'è cioè un meno coseno di x, e poi devo derivare il seno alla n meno 1, cosa diventa? Diventa n meno 1 seno alla n meno 2 per un altro coseno. Dico bene? Adesso questo qui viene 0. Questo viene 0 perché il seno si annulla in 0 a pi greco. E quindi cosa rimane? Rimane meno e meno fanno un più, quindi rimane n meno 1 volte l'integrale tra 0 e pi greco di seno alla n meno 2 di x per cos quadro, ma cos quadro è 1 meno sen quadro di x in dx. Questa era la cosa che avevamo fatto a suo tempo. E quindi questo come lo possiamo scrivere? Lo possiamo scrivere come n meno 1 volte l'integrale del seno alla n meno 2, che sarebbe in meno 2, meno n meno 1 volte in. Dico bene? E questo è quello che ci fa fermare il grande ritorno. Quando siamo qui c'è il grande ritorno, perché questo qui è tornato. Grande ritorno. E dal grande ritorno come concludiamo? Lo portiamo di là. Qui ci sarebbe sostanzialmente questo sarebbe meno n più in se ne vanno, l'n va di là, diventa nin uguale, se non ho sbagliato, n meno 1 che moltiplica in meno 2. E quindi abbiamo la formula. In
uguale n-1 diviso n per in-2. E uno gli verrebbe da dire utile, ma chi se ne frega. Questa è una formula utile che teniamo lì, che permetteva di calcolare un'integrale con un certo esponente basandosi sull'integrale con l'esponente 2 in meno, e si scendeva di 2 in 2, questo era tutto. Adesso tiriamo fuori dal cilindro questo Rn, rapporto ennesimo, lo definiamo come I2n più 1 diviso I2n, come rapporto tra un dispari e il precedente. E vediamo cosa succede se facciamo Rn più 1 diviso Rn. Più 1 diviso Rn, che cos'è? Non mi piace tanto. Preferisco fare Rn diviso Rn meno 1. No, facciamo, sorry, facciamo Rn. Rn, abbiamo detto, è I2n più 1 diviso I2n. Adesso usiamo la formula. Usiamo questa formula per calcolare il numeratore. Cosa diventa? IIn diviso IIn più 1 per I2n meno 1. Dico bene? Diviso IIn meno 1 diviso 2n per I2n meno 2. E quindi cosa è venuto? Una cosa da paura. Qui è il tizio che ce ne vuole. A questo punto da qui è discesa, perché finalmente uno cosa può scrivere? Uno può scrivere Rn, allora fatemi fare il conto per bene, Rn, qui siamo al solito, abbiamo scritto Rn più 1 in funzione di Rn, quindi Rn è uguale, facciamo Rn o facciamo Rn più 1? Facciamo Rn. È uguale a R1 per il prodotto per K che va da 1 a N di Rk diviso Rk-1. C'è un errore di indice? Sì, è meglio che parta da R0. Quindi R0, R0 è il solito telescopico. È il solito telescopico, quindi questo qui è R0 per il prodotto per K che va da 1 a N di il rapporto, l'abbiamo appena scritto lì, 2K per 2K diviso 2K meno 1 per 2K più 1. E questo qui è il Wallis, e quindi questo qui è R0 per il Wallis N. Quindi, da cui, R, il Wallis N è uguale a Rn diviso R0. Adesso R0 quanto vale? R0 quanto vale? Vale I1 diviso I0. Per definizione R0 vale integrale 1 diviso integrale 0. Ora l'integrale 1 quanto vale? Questo è facile, questo è l'integrale tra 0 e pi greco di seno di x
Questo è l'integrale 1 e l'integrale 0 è l'integrale, buffo, l'integrale tra 0 e pi greco di seno alla 0 di x in dx. Quanto valgono questi integrali? L'integrale tra 0 e pi greco di seno? 2. L'integrale tra 0 e pi greco di una costante 1? Pi greco. Quindi r0 vale 2 su pi greco. Quindi mi basta dimostrare che Rn tende a 1. Quindi se dimostro che Rn tende a 1, ho finito che il Wallis tende a pi greco mezzi. Quindi mi basta dimostrare, che Rn tende a 1. E questo è un altro bel esercizio. Perché Rn tende a 1? Ricordiamo chi è Rn. Chi è più grande tra i2n più 1 e i2n? Ricordo che in n è questo. Più l'esponente è grande, è un seno, quindi più è roba compresa tra 0 e 1, quindi più l'esponente è grande, più la roba diventa piccola. Quindi più l'esponente è grande, più l'integrale è piccolo. Quindi questo qui è... Ci siamo che è più piccolo di 1? Questo perché in, qui uso che in decresce all'aumentare di n. Perché, ripeto, sto integrando una funzione che è più piccola. D'altra parte, faccio un ultimo passaggio. Rn, adesso io uso di nuovo la formula, questa qui che ci piaceva, ma la uso solo sul numeratore. E quindi al posto di i2n più 1 scrivo questa cosa che ho già scritto. Quindi 2n diviso 2n più 1 per i2n meno 1. Quindi 2n diviso 2n più 1 per i2n meno 1 diviso i2n. Adesso chi è più grande tra questo qui e questo sotto, tra i due i che ho scritto qui a sinistra? Il più grande è quello sotto perché ha l'indice più piccolo. Più l'indice è grande, più diventano piccoli gli i. E quindi questo qui è maggiore o uguale di 2n diviso 2n più 1. E quindi in conclusione, Rn è compreso tra 1 e 2n diviso 2n più 1. I due laterali vanno 1. È pazzesco, davvero pazzesco. L'ho detto, questo è un monumento all'ingegno umano, perché fare questo giro, cioè che il fattoriale... Il comportamento del fattoriale si è legato a questi integrali del seno, è una cosa fuori dal mondo, eppure funziona. E questo qui tende a 1. Non è finita perché non è finita con le cose strane che succedono. Ci ricordiamo quando abbiamo preso... Torniamo, facciamo un passo indietro. Guardiamo questa espressione qui. K più un mezzo, ricordiamoci un attimo questa espressione. K più un mezzo, logaritmo di 1 più 1 su K meno 1. K più un mezzo, logaritmo di 1 più 1 su K meno 1. Vogliamo vedere che cos'è questo? Questo è questa roba qua. Disegniamo il logaritmo di x. Questo è il logaritmo di x. Qui c'è n più 1.
qui c'è un trapezio T, io dico che questa cosa qui è l'integrale che ci sta in questo cunicolo qui tra la funzione e il trapezio. Questo qui voglio dire che tutto ciò è uguale all'integrale, sì vabbè, l'ho chiamato un po' N, un po' K, questo è K, è l'integrale tra K e K più 1 di log x meno l'area del trapezio. Quindi è quell'avanzino sopra, piccolo piccolo, che si crea là sopra. Dimostriamo questo? Che cos'è l'area del trapezio? Questo è un esercizio, ovviamente. Che cos'è l'area del trapezio? Quello è il precorso. Area trapezio. Somma delle basi per altezza diviso 2. Somma delle basi che cos'è? Log k più log di k più 1 per l'altezza che è 1 diviso 2. Quindi somma basi per l'altezza diviso 1. Che cos'è l'integrale? L'integrale tra k e k più 1 di log x in dx. Bisogna fare la primitiva del logaritmo, ripassiamola, la primitiva del logaritmo, x log x meno x fatto tra k e k più 1, sostituiamo, qui diventa k più 1 logaritmo di k più 1 meno k più 1 meno lo stesso fatto in k, meno k log k più k. Sì. Cosa succede? K e k se ne vanno, k e k se ne vanno e rimane k più 1 log di k più 1 meno k log k meno 1. Adesso facciamo l'integrale meno l'area del trapezio, integrale meno area trapezio. Vabbè, un conticino. K più 1 logaritmo di K più 1 meno K log K meno 1 meno un mezzo log K meno un mezzo log K più 1. E facciamo il conto. Quanti log di K più 1 ci sono? Questo è K più un mezzo log di K più 1 meno k più un mezzo log k meno 1. Meno 1 è questo. Ed è venuto esattamente quello che doveva succedere, perché adesso raccolgo e ho finito. No? Adesso qual è la conclusione? Adesso questo è davvero un conto. Qual è la conclusione? Queste arete gialle hanno un segno? Sono positive, negative? Sono positive, perché? Perché il logaritmo è concava, quindi sta sopra la congiungente. Quindi il gran finale è che log è concava, log x concava, implica le aree sono maggiori di zero. Il fatto che le aree siano maggiori di 0 vuol dire che questi numeri sono maggiori di 1. Questi numeri qui, che le aree, era il logaritmo di questa cosa qua. Quindi Sn più 1 diviso Sn è maggiore o uguale di A alla 0, che fa 1. Quindi Sn è crescente, quindi tende al suo limite a cui deve tendere dal basso, e quello della disuguaglianza iniziale. Scriviamo la conclusione. Implica area maggiore di 0, implica Sn più 1 diviso Sn, questo qui è uguale a E elevato alla area, questo è maggiore di 1, quindi
Sn più 1 è crescente e quindi Sn è minore o uguale di 1 diviso radice di 2 pi greco, anzi minore stretto vorrei, per ogni n in n, perché se è crescente tende a quel limite, ci tende dal basso, e questa è la disuguaglianza. E questa è la disuguaglianza che dice che non solo c'è lo sviluppo asintotico, ma c'è il maggiore uguale che serve. E questo dimostra la disuguaglianza che n fattoriale maggiore o uguale di radice di 2 pi greco n per n alla n diviso e alla n. Cioè, se uno va a vedere cosa vuol dire che se n è più piccolo di questo, è equivalente a dire questa disuguaglianza addirittura con maggiore stretto. Quindi non solo c'è lo sviluppo asintotico, ma c'è la disuguaglianza da una parte. Se uno volesse una disuguaglianza dall'altra parte, cosa dovrebbe fare? Dovrebbe andare a stimare queste aree dall'alto. Quindi se uno si mette a fare il fine e fa una stima aree minore uguale, riesce a ottenere una stima dal basso per i fattoriali. No, riesce a ottenere una stima dall'alto per i fattoriali. Dicendo area maggiore o uguale di 0 abbiamo detto questo maggiore. Dicendo area minore o uguale di qualcosa, e si potrebbe fare, si ottiene una stima dall'alto, ma è leggermente più delicato. E va bene, abbiamo dato il tributo a Wallace.